Ehi, sei arrivato. Sì. Ti ringrazio, tesoro. Non c'è di che. Perché non vieni su? Ti va di bere un caffè o non so, ti va un drink? Ti sei dimenticato forse che hai tutta la presentazione da scrivere? Oh, non me lo ricordare. Ciao, buonanotte. Debbie? Sì? Ci vediamo domani. Buonanotte. Sì? Che cosa vuole? È lei, signor James Ferguson? Sì, lei chi è? Posso essere così impudente da domandarle se per caso si sente male? Io sto bene, perché? Ma non le è accaduto proprio niente di strano in questi ultimi minuti? L'unica cosa strana è lei. Che cosa vuole? Mi fa entrare in casa. Lo sa scrivere un discorso? Senta, ho molto da fare, mi dispiace, non posso. Lei mi potrebbe dire qual è l'ora precisa? Sono le 23:16. Le 23:16 precise. Deve essere successo qualcosa, dovrebbe essere già accaduto. Senta, ho da fare. Sono molto occupato e non so di che sta parlando, quindi io ora torno dentro e lei se ne va, ok? Mi dispiace molto di averla disturbata, signor Ferguson. Buonanotte. Buonanotte. Cominciamo. Signore e signori, il mio nome è James Ferguson. Come presidente della Celebrity Dinners ho l'infinito piacere di darvi il benvenuto qui e di festeggiare con voi la nascita della nostra nuova linea di diete per le star della TV. Bene, avanti, dammi una mano. Non riesco a uscire di qui, sono incastrato. Non so che diavolo sia successo a quest'aereo. Ok, ti aiuto. Forza, metticela tutta. L'aereo potrebbe esplodere da un momento all'altro. Dai, muoviamoci. Ci voleva. Ho perso la macchina fotografica. Domani dovrò provarci di nuovo. Ti ringrazio per l'aiuto. Credo sia arrivato il momento di presentarci. Sono James Bigglesworth. Ma gli amici mi chiamano Biggles. Jim Ferguson. Celebrity Dinners. Ora capisco. Tu devi essere un americano. Avevo sentito che passavate di qui. Questa è la vostra uniforme, suppongo, vero? I tedeschi sanno dove siamo, muoviamoci!
Sta a sentire, questo è ridicolo. Che diavolo sta succedendo? Che ci faccio io qui? Ehi, guardate quel tizio laggiù. Uno dei soliti mali. Salve. Buongiorno, Giulia. Buongiorno. Queste fatture sono solo da fare. Grazie. Sono in ritardo, mi dispiace. Cosa hai fatto alla testa? Ma ho sbattuto su uno spigolo, non è niente. Pronti per il debutto? Prima vorrei esaminare le cifre del costo unitario e poi abbiamo un piccolo problema con questo. È ridicolo. Cupetto. Non possiamo far vedere questo ai nostri clienti. Guarda che tette che ha. Jim, Jim, funzionerà, ne sono certo, vedrai. È moderna, elegante, è sexy. È ciò che vuole l'America di oggi. Tette e televisione. Può darsi, Chuck, ma non è giusta per noi. Andate, sarò da voi fra un paio di minuti al massimo. Senti, non ti fa venire voglia di mangiartela, eh? Sì, è davvero fantastica. Mi batti a macchina questa lettera, per favore? Subito. Grazie. Senti, Jimmy, posso parlarti un minuto? Ma è importante, Chuck. Per caso ti ho mai rotto le scatole per delle cose poco importanti? Avanti, che diavolo vuoi? Quella ragazza che sta sul coperchio, vedi, lei fa parte della mia campagna pubblicitaria di un nuovo prodotto. Starlet Snacks. Su ogni coperchio c'è la foto di una bella ragazza in varie pose provocanti. Possiamo pubblicizzare il prodotto sul Playboy Channel. Che cosa ne pensi? Mangiati una Starlet Snacks questa sera. Ne parliamo nel tuo ufficio. Jim, quando hai intenzione di scaricare quel coglione di... Senti, ha delle buone idee. E fin quando suo zio dirigerà la banca che ci concede i prestiti, lui resterà insieme a noi. Cerca di andarci d'accordo, ok? Per favore, tieni d'occhio Chuck almeno oggi. Voglio che tutti quanti stiano lì, mi sono spiegato? Ok, ma non posso fare tutto io. Cosa vuol dire che non puoi fare tutto? Tu devi farlo. Jim, è un giorno importante. Cerca di stare calmo, eh? Io, eh? Assicurati che sia tutto pronto per l'inaugurazione. Debbie, lasciami parlare un attimo con questo signore, è importante. Arrivo subito, te lo prometto. Ok. Vedo che si è ferito alla testa. Quando è accaduto, ieri sera? Vuole farmi un interrogatorio? Per caso ha battuto la testa contro un aereo in fiamme? Perché mi dice queste cose? È riuscito a mettere in salvo il pilota. Senta, chi diavolo è lei? È accaduto ieri sera, non è così? Lei me lo deve dire. È importante per me sapere che cosa è accaduto esattamente. Comandante Raymond? Servizio segreto aereo. Cos'è? Sta indagando su di me? No, niente di tutto questo. Su, coraggio, mi racconti quello che le è accaduto. Ok. Stavo nel soggiorno, avevo appena cominciato a lavorare. Quando a un tratto mi sono trovato in mezzo a una battaglia, non so dove. Fronte occidentale, 1917. Lei come lo sa questo? Vada avanti. Un aereo è precipitato, era un vecchio biplano. Io ho tirato fuori il pilota. Allora l'ha salvato, lei è riuscita a salvare Beagles. Beagles, sì, esatto. La prego, continua. Sparavano dappertutto, le bombe fischiavano e l'aereo è esploso. All'improvviso mi sono ritrovato in casa mia. Questo mi è sembrato davvero pazzesco, lei capisce? La macchina fotografica? Come ha detto? Era sull'aereo. Lei sa se Beagles l'ha recuperata? No, l'aereo è scoppiato prima che potesse fare qualcosa. Dannazione, questo è un vero peccato. Ascolti, signor Raymond, o chiunque lei sia, le dispiacerebbe spiegarmi che cosa sta succedendo? Ehi, Jim, scusa tanto, ma sono sparite tutte le patate. Solo un minuto, Bill, per favore. Le accadrà qualcos'altro di sicuro. Lei deve venire a Londra. A Londra? Lei sta scherzando, vero? L'indirizzo è scritto. Buona giornata, signor.
signor Ferguson. Perché non sorridi ogni tanto, eh? Che ti sembra? Direi che è perfetto. I clienti sono già quasi tutti arrivati. Oh, santo cielo, il papillon è a posto? Sì. Sono fantastico? Sì, certo. Incrocia le dita. Ne avrei bisogno, visto che c'è Maxim Fine. Signora Fine, lieto di vederla, è fantastica. Grazie per essere qui. Salve, signor Ferguson. Beh, allora, congratulazioni. Abbiamo fatto le cose in grande. Sono certo che abbiamo il prodotto giusto, ci scommetterei. Questo lo vedremo. Cosa c'è qui dentro? Silicone per seni cadenti? Oh, intende la foto? È frutto di una ricerca di mercato, la cambieremo molto presto. Non si sente nessun profumo. I consumatori vogliono sentire l'odore. Ecco, sono sicuro che possiamo lavorarci sopra. Che cosa significa? Gliene do subito un altro. No, no, a qualcuno ha fatto gola almeno. Non mi convince molto l'aspetto di queste patatine, invece. Sembrano quasi... sì, pupù di mucca, direi. Signora Fine, vorrà dire che i suoi clienti le diranno che questa è la miglior pupù di mucca che abbiano mai mangiato. Ancora tu. Che cosa diavolo ci fai sul mio aeroplano? Ah, non ne ho proprio idea. Guarda che stai sull'aereo sbagliato. Questa missione può essere senza ritorno. Che vuol dire senza ritorno? Non è chiaro. I tedeschi hanno una nuova arma. È quella che mi ha fatto precipitare. Devo cercare di fotografarla, è chiaro? Molto presto la useranno contro di noi. Cerca di renderti utile. C'è un casco dentro l'abitacolo. Beagles, io dovrei parlarti. No, non parlare. Guarda. Cosa dovrei guardare? Thank you.
seminarlo! A che cosa ti hanno addestrato? A cucinare! Posso spiegartelo? Ti prego, dimmi, Debbie, ma che cosa è successo? Allontanati da me, sta lontana da me. Dove vai? A Londra! A Londra!
Avanti. La stavo aspettando, signor. Questa è la mia tana, così la chiamo io. Abbastanza confortevole, non crede? Naturalmente, quando alzano il ponte c'è un po' più di rumore, ma per fortuna non capita spesso. La prego, si sieda, gradisce del tè. Lasci stare il tè. Le dispiacerebbe dirmi che cosa mi sta succedendo? Io sono un uomo d'affari, le persone hanno fiducia in me. Io non so cosa lei abbia in mente né perché, ma tutto questo deve finire, mi sono spiegato. Signor Ferguson, per favore, non alzi la voce. Perché mi perseguita con questa storia? Se dovessi perseguitare qualcuno come sta asserendo, di sicuro non avrei scelto lei, mi deve credere. Combattere per il proprio paese e quindi per la propria vita è una cosa che lei per fortuna non ha mai provato. È qui che si sbaglia, comandante. L'ultima volta che mi sono trovato là, un pazzo tutto vestito di nero su un biplano tedesco mi ha sparato addosso. Von Stahl. Dovrebbe essere lui. Voglio che mi dia delle risposte. Adesso. La prego, signor Ferguson. Si sieda. Ora le racconterò tutto quello che so. L'uomo che ha conosciuto è James Bigglesworth. Ecco, guardi in questa fotografia insieme al suo gruppo. Algy, Bertie e Ginger. Cos'è? Stanno girando un film di guerra? No, io non direi. Sono gli uomini più coraggiosi che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. È soltanto a loro che dobbiamo la nostra libertà, non lo dimentichi. Sì, ma questo che cosa c'entra con me? Questo biglietto da visita è suo, vero? Che diavolo ha fatto ad averlo? Me lo ha dato Beagles. Ero il suo comandante durante la guerra a fronte occidentale. Questo gliel'ho dato io 2 sere fa, me lo ricordo. Vorrebbe dire che ero nel 17. Non è così impossibile viaggiare nel tempo. Ci sono prove che accade più spesso di quanto si possa pensare. Sì, ma perché proprio a me? Non so perché, signor Ferguson, però come vede è successo. Allora mi dica perché ho incontrato Beagles. Beh, questo è più semplice. Credo che Beagles sia la sua proiezione temporale. La proiezione temporale? Ha qualcosa di più forte del tè? Sembra che in questo momento le vostre vite siano inestricabilmente intrecciate. Aspetti, pensa che questo abbia qualcosa a che vedere? Dove l'ha presa? La seconda volta che sono andato nel passato, Beagles doveva scattare una foto dall'aereo e quando sono tornato qui ce l'avevo io. Beagles le ha detto per caso di che fotografia si tratta? Sì, una nuova arma segreta tedesca. E sembra che la cosa lo preoccupasse molto. Sì, molto bene. Ci penserò io a farla sviluppare. Signor Ferguson, è arrivato il momento di muoversi. Muoversi in che senso, scusi? Ho qualcosa che può esserle utile. Per cosa? Per il suo prossimo viaggio. Questa volta andrà in battaglia con un equipaggiamento di primo ordine. C'è un modo per uscire da questa situazione? Temo proprio di no. Se il nemico è in possesso di un'arma che gli permetterà di spazzare via la prima linea alleata, la Germania potrebbe vincere la prima guerra mondiale. La storia sarebbe diversa. E lei rimarrebbe nel 1917 imprigionato nel passato. E soltanto Dio sa quello che capiterebbe a noi. È sicuro che non stia facendo un brutto sogno? Lei non deve fallire. Ho prenotato una stanza per lei in un hotel dall'altra parte del fiume. È il Tower Hotel. Farò sviluppare la lastra fotografica e la chiamerò appena pronta. Buona fortuna. Lei è in buone mani. Beagles è uno dei miei migliori ufficiali. Bill, non riesco davvero a capire perché diavolo si comporti in questo modo. Sindrome psicotica causata da trauma. C'è scritto proprio qui. Lo psichiatra in 20 lezioni? L'ho letto per tutta la notte e alla fine ho trovato la risposta. Si è preso una sindrome psicotica traumatica. Senti, Jim non è pazzo, ha paura. L'uomo che è venuto qui ieri di sicuro è coinvolto in questa faccenda. Comincio a pensare che ci sia sotto un ricatto o qualcosa. Pronto? Sono io. È Jim. Dove sei andato a finire? Mi trovo all'Hotel Tower, a Londra. Che novità ci sono? Ce l'abbiamo fatta. Maxine Fine ha fatto un crossover. È fantastico. Fra pochi giorni torno a casa. Che cosa ti sta succedendo? È una cosa personale, non posso farci niente. Se vuoi posso prendere il prossimo aereo. Debbie, stammi a sentire. Non farlo, assolutamente no. Tornerò a casa fra pochi giorni, vedrai. Te lo prometto, lo giuro. Salutami.
Vedete, la gente come Jim, che pensa solo e soltanto al lavoro, rischia di fare il pieno di stress. L'equilibrio si mantiene fino a un certo punto e quando meno te lo aspetti, si rompe. Io vado a Londra. Vengo anch'io con te. Allora, anch'io. No, Bill, qualcuno deve rimanere qui e pensare agli affari. Non vorrai andare fin laggiù da sola? Allora viene Chuck. Jim, so io cosa ti ci vuole. Cerca di pedalare, stronzetto. Il temporale che sta interessando la zona di Londra continuerà per tutta la notte. Le prime schiarite si attendono per domani mattina. Gli automobilisti dovranno fare la massima attenzione ai forti colpi di vento. La tempesta che si è abbattuta sul canale della Manica ha reso necessaria la sospensione dei collegamenti marittimi con il continente. Voglio perdonarmi, signore, io non credevo che fosse qui. E torno più tardi, ok? Bigas, dov'è? Deve essere qui. Bigas! Siete tutte sorde. Chi è voi? Siete voi belgi, messieurs? Non sono Belgian, sono Jim Ferguson. Allora sei un americano. Tu sei Bertie, non è vero? Algie? Ginger. Non sono fisionomista, ma il tuo monocolo non si dimentica. Come sei arrivato fino a qui? Non ci crederesti. Cosa vorresti dire? Può sembrare strano, ma vengo dal futuro. Cerca di raccontarne una migliore. Vi sto dicendo la verità. Anch'io, ti do 3 secondi. 1, 2... Ok! Sono un agente segreto americano. Facci vedere le tue credenziali. Non posso davanti a tutti. Andiamo, un agente segreto non ha il distintivo. Per quale motivo hai addosso un asciugamano? Perché stavo facendo il bagno, tu che ne pensi? Lasciatelo in pace. Dov'è la lastra fotografica? La stanno sviluppando. Ho ricevuto l'ordine di aiutarti, per quanto mi sarà possibile. Siamo 10 miglia oltre le linee nemiche. Adesso una persona ci darà delle informazioni su quell'arma segreta. Nel frattempo potrei avere dei vestiti, sto letteralmente congelando. Voi vi conoscete? Sì, ci conosciamo. Ma quella è Marie. Chi è Marie? Lei e Bigels si sono conosciuti l'anno scorso. Apparteneva al controspionaggio tedesco. Ha cercato di far portare a Bigels dei messaggi nelle retrovie. Alla fine però si è innamorata di lui e hanno scoperto che ha fatto il doppio gioco per salvarlo. Ora se la prendono andrà davanti al plotone di esecuzione. Non ti preoccupare. Bigas non permetterà che questo accada. Ho la mappa delle caverne che portano a Blanchefleur. È lì che sono stati scoperti quei corpi. Sai che cosa succede a Blanchefleur? No, nessuno ha mai visto nulla. Salvo quello che fanno. Ecco la mappa.
Tu devi credermi, James. Tu devi avere fiducia in me. Ormai è molto tempo che non lavoro per loro. Nel frattempo non farti suore. Ti prego. Resisterò, te lo giuro. Sta tranquillo. Quando sarà finita tornerò da te, te lo prometto. Adesso devi andartene. Ci sono tedeschi dappertutto. Ci hanno intrappolati. Stanno arrivando da tutte le parti. Probabilmente il convento era sorvegliato. Siamo stati traditi. Non possiamo barricarci qui dentro. Ci sono troppe persone. Capitano Eric von Stahl. E lei è il famoso Biggers. Finalmente ci incontriamo faccia a faccia. Come mai oggi non hai indosso la maschera di ferro? Non ho bisogno della maschera per catturare una spia. O forse è venuto in questo convento a prendere i sacri ordini? Niente del genere, capitano. Vede, io faccio parte del coro. Le prove del coro sono state annullate, non ci sono. Lo chiedo solo per curiosità, nient'altro. Come ha fatto a sapere che ero qui? Una delle nostre pattuglie ha visto i vostri aerei atterrare prima dell'alba. Quando mi hanno detto che un aereo inglese aveva fatto un atterraggio notturno ed era passato sotto un ponte molto stretto, io ho capito. Si trattava di sicuro del grande Beagle. Un brindisi al dio della guerra. Preferisco farlo alla pace. Mi sarebbe piaciuto di più ucciderla in volo con le mie stesse mani. Il plotone d'esecuzione non sarà altrettanto divertente, questo è certo. Beh, se non altro servirà ad evitarle un confronto ad armi pari. Portatelo via! Dica ai suoi di non agitarsi, o lei sarà il primo a cui spunteranno due belle ali. Backsteller! Non ho intenzione di premere il grilletto sulla sua testa. Le sembrerà strano, ma non è il nostro modo di fare. Grazie di cuore, sorella! Jim, sono io, Debbie! Va tutto bene, tesoro! Ehi, Jim!
Che cosa ci fai qui? Jim? Posso entrare? Sarebbe meglio di no. Mi ha preso un attacco religioso, vuoi dare ricovero? Vuoi spiegarmi perché sei vestito da suora? Mi dispiace, non posso spiegartelo. Guarda, vuol fare una rapina vestito da suora. Questo non c'è scritto nel mio libro. Statemi bene a sentire, voi due. C'è una spiegazione a tutto questo. Certo, caro, non ne dubito. Ah, senta, io sono il dottor Charles Winthrop Dismore e sto chiamando dall'albergo. Vede, sono uno psichiatra, vengo da New York City. Uno dei miei pazienti alloggia qui da voi, ecco, avrei bisogno di un aiuto, lei mi capirà, spero. Se lei potesse far venire un'ambulanza, gliene sarei molto grato. È nella stanza 1231. Oh, un'altra cosa, servirebbero anche un paio di ragazzi. Con le braccia forti. Il paziente è pericoloso, dottore? Oh, no, niente affatto. È soltanto un po' confuso tutto qui. Ecco, al momento ha indosso un vestito da suora e ha con sé un fucile. Come ha detto, un fucile? Esatto. Si tratta di un vero e proprio fucile, signorina. Jim, per favore, vuoi dirmi quello che ti sta succedendo? D'accordo, Debbie, ma sono sicuro che non mi crederai. Ho superato la barriera del tempo e sono finito nel 1917. Su, continua. Tu mi credi? Se mi dici una cosa del genere, Jim, vuol dire che Debbie, è vero. Il problema è che continuo a tornare in quel periodo. Io devo aiutare un certo Beagles a trovare e distruggere un'arma segreta dei tedeschi. Dai, vieni. Sono il dottor Dismore. Ah, sì, buongiorno. Il portiere là fuori ha un pacco per lei. Jim, ascoltami, per favore. Non sto assolutamente dicendo che questo fatto che tu ritorni nel passato non sia vero. Però me la faresti una promessa. Cosa? Dovresti farti aiutare da qualcuno. Per questo stiamo andando al Tower Bridge. Piantala con questa storia. Io sto parlando seriamente, Jim. Intendo un aiuto psichiatrico. Sì, mi hai appena detto che mi credevi. Senti, io sono convintissima che tutto questo sia veramente accaduto. Però, vedi... Accidenti. Muoviamoci, Debbie, è già tardi. Vi scongiuro, dovete credermi. Avanti, di nuovo, la smetta di fuggire. Forza. Non l'ho neanche visto. Sono venuto qui per aiutare un mio amico. Oh, eccolo là, è lui, è lui. Debbie, stammi lontano, non toccarmi. Vieni. Ferguson. Per tutti i diavoli, è quello strano tizio americano. Capitano Bigglesworth, questo è Debbie Stevens, la mia governante. Non dovrebbe stare qui, Miss Stevens, non è un posto adatto alle signore. Giù! Avanti, muovetevi! I tedeschi arriveranno da un minuto all'altro. State dietro a me. Da qui possiamo entrare nelle grotte, signore. Avanti, coraggio, non state lì imparati. Muovetevi. Dentro le grotte, su, sbrigatevi. Jim, dimmi che tutto questo è un terribile incubo. Oppure che cos'è, uno scherzo di carnevale, forse? Finalmente mi crederai. Te l'avevo detto che tornavo nel 1917. Possiamo rientrare a casa adesso? Davvero mi è convinta. Su, muoviti, Ferguson.
messa in scena, vero Jim? In fondo è come Disneyland. Non è poi tanto tragica. È solo la prima guerra mondiale. Ehi, hey, Beagles, vuoi ascoltarmi un secondo? Quali sono i tuoi piani adesso? Passando di qui arriveremo a Blanchefleur. Ieri Marie mi ha dato la mappa. Dobbiamo neutralizzare al più presto quell'arma. Penso che fra poco ci sarà la grande offensiva. È una questione di ore. Dio, qui moriremo tutti sepolti vivi! Si tratta solamente di un'allucinazione e nient'altro. Deve essere stato lo champagne che mi sono scolata su quell'aereo. L'ho sempre detto che stare a dieta fa male. Attenti ai tedeschi, potrebbero essere qui. I contrapporti di Blanchefleur devono essere qui. Bertie, verrai con me. Ginger, tu e Algie ci coprirete le spalle. Jim, tu e la tua governante resterete qui. Tutto a posto, venite! Molto bene, siamo sotto Blanchefleur. Algie, controllate da quella parte. Qui è scoppiata la bomba atomica. Bomba atomica? Ma che cos'è? Oh, è solo un modo di dire tipicamente americano. Lo sai che facciamo tutto in grande. Su, andiamo. Che sarà quello? È semplice, è un iglu eschimese che ci trovi di strada. Andiamo a dare un'occhiata.
signore. Questa è ceramica TAT. L'hanno adoperata sullo shuttle. Ma di che diavolo stai parlando, ragazzo? Questo tipo di ceramica ha la capacità di resistere a temperature elevatissime. L'impressione che si tratti di una prova generale. Tra poco metteranno in funzione quell'arma. Per quale motivo c'è la sirena? Non è igienico rimanere qui. Dentro l'iglu, presto! Adesso potrei tornare a casa. Lasci me via, Fallon! Captain von Stahlheim. Wo brechen das her? Molto bene, sembra che adesso toccherà a noi fare i fantocci. Senta, io sono una cittadina americana, lei non ha il diritto di trattarmi in questo modo. Ma qui non c'è nessuno che parli la mia lingua. Per favore, chiami immediatamente l'ambasciata americana. Io e Jim veniamo dagli Stati Uniti. Guardi, lo posso provare, le faccio vedere il passaporto. Ma dove è andata a finire? Ecco, ecco, guardi. Ecco qui il mio passaporto. Sente, sono anche socia del Diners Club. Allora, in questo caso, dovrò passare alle maniere forti. Thank you.
Stiamo attenti ai crook. Abbiamo visto abbastanza. Andiamo via. Ehi, voi due, restate qui. Copriteci le spalle. Ginger! Andiamo. Oh, Brian! Presto, sali in macchina, inseguiteli! Ora capisci perché dovevo parlare con il comandante Raymond. Tu cerca di trattenere i poliziotti. A raggiungere. Non ne ho la più pallida idea. Viaggiare nel tempo è diventato di moda. Come fa a volare quello strano aereo? Non è un aereo, è un elicottero. Dove stavi andando adesso? Al Tower Bridge.
Le dispiace se uso la scala? Prego, si può. Ma che tipo di malattia li ha ridotti così? Com'è finita poi con i tedeschi? Ho ripreso il mio aeroplano. Stavo iniziando a sorvolare le trincee tedesche quando un fulmine è entrato nel mio abitacolo. Al Tower Bridge c'è la persona che ha sviluppato la tua fotografia. Noi ci conosciamo, signore. Ma certo, sono William Raymond. Lei sarebbe il comandante Raymond. Grande Dio. Quanto mi sei mancato, amico mio. Mi spiace. Ecco, io non riesco davvero a riconoscere. Lo so, sono trascorsi molti anni da allora. Questa è la foto di noi quattro. Bertie, Ginger, Algy e io. Sì, esattamente. È stata fatta quando la nostra unità ha ricevuto il primo encomio solenne. Sono stato estremamente orgoglioso di voi. Questo fatto è accaduto lo scorso mese, signore. Straordinario. Come ha fatto ad arrivare qui da noi? So solo che ero in pericolo e lui mi ha salvato. Io non ci avrei mai creduto se qualcuno me lo avesse raccontato. È così. Il fenomeno della proiezione temporale funziona in tutti e due i sensi. È sufficiente che uno dei due sia in pericolo e l'altro arriva ad aiutarlo. Ti do la fotografia, è pronta. Ho già fatto sviluppare la lastra fotografica che Ferguson è riuscito a portarmi. Ecco, vedi, l'arma segreta è ben mimetizzata, ma inserendo gli elementi nel nostro computer ho scoperto altri dettagli. Ha detto computer, e come si adotta? Certamente. Oh, non ti preoccupare di questo, qui c'è l'esatta ubicazione dell'arma da distruggere. D'accordo. Dobbiamo sbrigarci allora. Ci sono poliziotti ovunque. Se mettiamo fuori il naso ci arrestano. E come ritornerete laggiù? Ci hai già pensato? Troverò il modo, ci conti. Che il Dio vi protegga. Vi auguro buona fortuna. Fa quello che faccio. Sì, ma tu cosa vuoi fare?
Questo apparecchio è veramente ingegnoso. Che cosa vuoi fare? Ehi, non farti venire strane idee. È meglio che ce ne andiamo di qui prima che ci vedano. Aspetta un minuto, non vorrei pilotare sul serio questo affare. Non sai nemmeno come si fa. Se sai pilotare un Sopwith Camel, allora sai pilotare qualsiasi cosa. Fermi, dove siete? Continua a girare. Non riesco a capire per quale motivo non ci hanno messo anche un bel paio d'ali, è stupido. Bigot, fammi entrare! Ma è chiaro! L'elica posteriore è troppo piccola, non può riuscire a compensare. Perché te ne stai lì fuori, hai caldo? Benvenuto a bordo! Grazie! Vedrai che riuscirò a domarla, questa bestiaccia! Sì, d'accordo, ma nel frattempo non vorrei precipitare! Inserisci il pilota automatico! Il pilota automatico? E chi sarà? Non è una persona! Oh! D'accordo, lasciamo stare il pilota automatico! Guardi, amico mio! Oh. Pensa alla gloria! Credo di aver capito tutto. Tieniti! Appena in tempo, Bigos! Siamo tornati nella tua epoca! Avevi dubbi, Ferguson? Facciamo vedere a quel mangiacrauti cosa sa fare questo azzeccio. Se la dovrà fare sotto.
buongiorno. Che Dio sia dannato, ma sei tu. Non finirai mai di sorprenderci, eh? Quando il tuo aereo è precipitato, abbiamo creduto. Ma che diavolo è questa cosa? Un mulino a vento volante? Te lo spiegherò un'altra volta. Sentite, ora mi servono una decina di bombe, un fucile mitragliatore, molte munizioni e un pizzico di fortuna. Una cosa è certa, da noi avrai le bombe e i fucili che vuoi. Ginger, prendi tutto quello che puoi trovare. Mitragliatori, cartucce e granate. Saliremo sul mulino a vento? No, ragazzi. Cercherò di distruggere l'arma segreta. Voi tre invece andate al convento, dovete proteggere i civili. Potrebbero esserci delle rappresaglie. Dovranno cambiare i loro programmi. Coraggio. E vi affido la vita di Maria. Andiamo, ragazzi! Hanson! Muovetevi! Forza, forza! Tu vuoi venire con me, Ferguson? Che rispondi? Solo questo. Rompiamogli il deretano. Sei pronto, ragazzi? Fertig machen zum Feuern. Che concerto. Avanti, non perdere tante storie. In fondo non ci vuole molto. Thank you.
fine di un'arma segreta. Non è niente male come spettacolo pirotecnico. Per dirla con voi, americani, è una bomba atomica. Muoviamoci. Ho una promessa da mantenere. Bella granata. No, ci sono troppi civili qui intorno. Beh, moriranno per un giusto motivo. State a sentire! E cosa ne direste di arrendervi, crocchi della malora? State giù, sorelle, non è ancora finita. Cosa vogliono? Sono gli inglesi. State tranquille, non succederà niente. Venga qui, madre, si mette. Dammi il micro.
Thanks for your help, Ferguson. Avanti, muoviti. Cammina, forza, forza. Signori, prendo io in consegna questo servizio segreto della Royal Air Force. Su, venga con me. Allora, missione compiuta, tutto a posto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro. Raymond. Beagles è riuscito a tornare a casa? Oh, certo. Beagles e il suo gruppo hanno continuato a servire il nostro paese ancora per parecchi anni. E adesso cosa fa? Farei qualsiasi cosa per saperlo. La loro ultima missione è stata sugli altipiani della Nuova Guinea. Da allora non sono più riuscito ad avere notizie, purtroppo. Che peccato, mi erano diventati simpatici. Non ti devi preoccupare, vedrai che ti consolerai. Guardala. Vuoi tu, Deborah Stevens, prendere quest'uomo, James Ferguson, come tuo legittimo sposo e vivere insieme a lui secondo le leggi di Dio nel sacro vincolo del matrimonio, per amarlo, confortarlo, onorarlo e stargli accanto in ricchezza e in povertà, nella buona e nella cattiva sorte, con l'impegno di rimanergli fedele finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. Gli anelli, per favore. Di qui prima che si accorgano che non sei un dio ma soltanto un americano. Ho l'impressione che non sareste male con un po' di peperoncino. Forza, sbrigatevi. Sapete che mentre voi stavate a bagnomaria io stavo per sposarmi. Non sono riuscito nemmeno a infilarle l'anello. Meno male. Stavolta siamo noi che abbiamo salvato te. Come? Sarà per un'altra volta!